Giomborno ragazzi, Giomborno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo allo scadere, manca meno di un minuto e la Lazio sta pareggiando 0-0 con l'Atalanta. Ci tenevo a parlarvene, al di là poi del fatto che il risultato non è che aiuti molto a dialogare su quella che poi effettivamente è stata la partita di questa sera. Ma prima di iniziare ci tengo a ricordarvi che oggi ho fatto diversi video. Ho fatto il post partita dell'Inter, anche se non è partita la FID. Ho parlato di Balotelli, ho fatto un video uno per squadra. Vi lascio tutti qua sopra in alto nelle schede. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché per me è molto molto importante che voi lo facciate. Detto questo, arriviamo a parlare della partita in sé. Per parlare della partita bisogna assolutamente cerchiare una sicurezza, un fatto sicuro, ovvero che l'Atalanta è decimata. Oggi all'Atalanta mancavano tanti calciatori, quindi andando poi a dover scremare quella che è stata la partita, tutto il giudizio sui 90 minuti più recupero, che dobbiamo ancora vedere di quanto ammonterà, a quanto ammonterà il recupero, l'analisi, il giudizio sulla partita va un pochino falsata dal fatto che l'Atalanta avesse veramente tante assenze, e per me questa è una cosa che va assolutamente valutata. Tanto sto cercando di capire quanto recupero c'è, adesso a breve lo diranno. Per esempio, vi faccio un esempio, vi faccio capire quanti assenti c'erano da una parte e dall'altra. Soprattutto da una parte, dall'altra no. Alla Lazio mancava solamente sostanzialmente Pedro e Acerbi, perché poi in realtà gli altri, Cataldi, Akpakpro, Radu, sono tutti giocatori che giocano e non giocano. All'Atalanta mancavano tutti. All'Atalanta mancava De Ron, all'Atalanta mancava Atebor, all'Atalanta mancava Gosens, all'Atalanta mancava Ilicic, all'Atalanta mancava Koop Meiners, all'Atalanta mancava Malinowski, all'Atalanta mancava Muriel, all'Atalanta mancava Pasalic, all'Atalanta mancava Duvan Zapata. Tant'è che oggi Gasperini si è dovuto reinventare una squadra, perché fino a che la porta e la difesa ci stava, ok, vari Musso, Jun City, Demiral, Palomino va bene, ma dal centrocampo in su era una squadra completamente nuova. Zappacosta sulla destra va bene, così come Freuler centrale dall'altra parte. C'era Pezzella, che delle volte ha giocato ma resta pur sempre un panchinaro, e a centrocampo c'era questo Scalvini, e poi davanti Pessina e Miranchuk a fare da aiutanti alla punta. E la punta, in assenza di Duvan Zapata, in assenza di Muriel, è Piccoli, che devo dire che tutto sommato, ma non mi è dispiaciuto Piccoli, ha pressato tanto, ci ha provato, stava su ogni pallone. Diciamo che si vede quando questi calciatori vogliono dimostrare di essere veramente, veramente forti. Perché comunque Gasperini, 3 minuti di recupero comunque, ma siamo alla fine in realtà. Gasperini, ti manca un minuto esatto, Gasperini gli dà quell'occasione, gliela mette lì quell'occasione, ok? Quindi tu dici c'è un'occasione perché oggi Duvan e Muriel non ci sono, insomma devi dimostrare di valere. E quindi magari è anche bravo a motivare, Piccoli entra in campo e vuole spaccare il mondo, questa è una cosa appurata, questa è una cosa che Piccoli vuole fare e che noi vediamo chiaramente che Piccoli vuole fare una cosa del genere. Fatto sta che comunque nel primo tempo la partita è molto bloccata, nonostante la Lazio abbia poche assenze e quindi i titolari siano più o meno tutti presenti, perché poi la squadra c'è praticamente tutta, forse guarda giusto davanti Pedro per Zaccagni, ma in realtà questo Zaccagni è un po' tanto valido per la Lazio, quindi diciamo che i titolari ci sono tutti. La Lazio un po' di paura di perdere contro l'Atalanta ce l'ha, si vedeva, nonostante la Lazio giochi meglio e giochi di più, e nel primo tempo così come nel secondo fa la differenza questa cosa, perché l'Atalanta in difficoltà estrema per le assenze, è tutta chiusa e prova magari sì a ripartire, ma in fase offensiva la cosa più importante dell'Atalanta, oltre un tiro che si viene da soli, è un pressing continuo e sostanzialmente anche abbastanza sterile, visto poi il risultato. Vi dico inoltre che secondo me la partita è inizialmente bloccata nonostante entrambe vada bene un pareggio, perché è vero che la Lazio poteva approfittarne delle assenze dell'Atalanta, però è anche vero che pareggiare contro l'Atalanta, è finita ora, è sempre molto buono, e per l'Atalanta fare un pareggio a Roma contro la Lazio in questa condizione, quindi senza giocatori sostanzialmente, è comunque molto molto buono, e quindi penso che il pareggio fosse abbastanza telefonato, sebbene in realtà la Lazio attacca un po' di più, dopo 20 minuti di partita prende coraggio, si fa vedere in avanti, si propone, è propositiva, nel secondo tempo prende un palo, quindi la Lazio diciamo che un po' di, come posso dire, un po' di pepe lo mostra, dimostra di averlo quel piglio lì, ok? E l'Atalanta decimata, io
Che vi posso dire, ragazzi? Cioè, nel senso, non faccio fatica a dare una valutazione come vi diceva all'inizio io. Cioè, vi basti pensare che i cambi che ha fatto l'Atalanta sono stati De Nipoti, Mele, Sidibé e Toloi. E il resto della panchina era Giovane, Oliveri, Panada, Rossi, che è il terzo portiere, e Sportiello, che è il secondo portiere. Quindi l'Atalanta era molto rimaneggiata. Però io capisco anche dall'altra parte che un tifoso della Lazio non è che fosse così tanto tranquillo di affrontare l'Atalanta, perché poi Gasperini è storico per metterti in difficoltà, anche se schiera su suo zio praticamente, ok? Lui chiunque schiera riesce ugualmente a metterti in difficoltà. E quindi, nonostante le tante assenze, io penso che Sarri l'abbia preparata in un determinato modo affinché comunque potesse un pochino limitare i danni qualora l'Atalanta fosse riuscita appunto con le varie scappatoie come posso dire, di risultati a far gol. Tra l'altro lo storico è molto molto equilibrato, perché poi io avevo visto lo storico prepartita e avevo notato appunto che nell'ultimo scontro era finita 2-2, ma quello prima l'aveva vinto la Lazio, quello prima l'aveva vinto l'Atalanta, quello prima l'aveva vinto l'Atalanta, insomma. Un e l'altra, e il pareggio era l'ultimo risultato che era arrivato. Quindi ho detto: ma vuoi vedere che anche oggi pareggiano? Magari mi aspettavo una partita un po' più divertente. Cioè, vi dico la verità, mi aspettavo che Gasperini la preparasse non tatticamente e difensivamente perfetta, perché non è quello stile lì quello di Gasperini. Mi aspettavo piuttosto che Gasperini dicesse: la gioco all'attacco per provare a fare un gol in più. Perché comunque qualche calciatore valido ce l'ho, ok? Perché poi comunque al di là poi di piccoli qualche calciatore c'era. Eppure l'Atalanta è una squadra che oggi si è difesa prettamente, ma vi basti guardare comunque bene o male il possesso palla, che ammonta in realtà al 39% dell'Atalanta, e non è una cosa solita, ok? È una cosa che succede poco. Tra l'altro stavo sentendo a fine primo tempo che dicevano la partita della Serie A fino a questo momento con meno tiri in generale nel primo tempo. Due per la Lazio, due per l'Atalanta. Addirittura la Lazio finirà con un tiro in porta in tutta la partita e l'Atalanta con due. Quindi, nel senso, veramente poca roba a livello di tiri in porta. È stata prettamente una partita tattica. Noiosa, sì, secondo me sì. Poi qualcuno, no, ma come fai? Ogni volta c'è uno 0-0, ma come fai a dire ok? Perché è commerciale dire che 0-0 è noioso. Ma come fai? È una partita bellissima. No, è una partita noiosa, tatticamente perfetta, però ne rimane la tattica. L'Atalanta ha 43 punti, quindi la Juventus, sebbene andrà a giocare una partita in più, potrebbe superare l'Atalanta, e quindi vedremo se effettivamente lo farà o meno. E questo, insomma, sarebbe già uno squillo importante. Così come invece adesso in realtà sono tutte pari, e quindi per la Juventus è parecchio riaperto quel discorso lì. La Lazio con 36 punti questa settimana si potrebbe far superare da tutte, perché poi dobbiamo pensare che la Roma c'è una partita in meno della Lazio e c'è un punto in meno. La Fiorentina c'ha un punto in meno, ma c'ha due partite in meno. E attenzione, perché addirittura il Verona adesso è a meno 3 con le stesse partite, quindi anche il discorso classifica inizia un pochino ad amalgamarsi. Qualcuno prima della 30ª giornata fa fatica a guardare la classifica, effettivamente avete ragione, però diciamo che dopo 22-23 partite iniziamo anche a tirare qualche somma, perché credo che sia doveroso farlo. Poi ovviamente ognuno la pensa come preferisce, io la penso in questo modo qua. Vabbè, detto questo, fatemi sapere la vostra, mi raccomando, in un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buocia la lene come sempre, ci vediamo al prossimo video.